Aloy, vieni qui. Ecco la mantria. Bene, ora lanciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy. A meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Aloy, lancia un sasso verso di me. C'è un sasso e tira la vedetta verso di me. Lancia un sasso e tira la vedetta verso di me. Aloy, lancia un sasso verso di me. Lancia un sasso e tira la vedetta verso di me. Fatto. Vieni, ora è sicuro. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Bene. Ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Bene, non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Qui. Resta bassa nell'erba e fai silenzio. È ora di fare la tua prima uccisione, Aloy. Corsiera, una delle macchine più deboli. Ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa, ma ci sono anche dei punti deboli, come il suo occhio. Ne vedi altri? Serbatoio sulla grotta. È un punto debole. Sì. Come l'hai indovinato? Ancora! Continua a colpire! Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo.
cos'è stato? Il ragazzo, quello sul sentiero degli audaci. Vieni, allora, presto. Non c'è niente da fare. È solo questione di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. La vedetta mi ha visto!